Abbiamo assistito nei giorni scorsi alla inaugurazione in pompa magna della facoltà di medicina a Taranto, era presente il presidente del Consiglio Conte. E certamente è un primo passo per Taranto, perché ovviamente è una facoltà di medicina che però non è autonoma, ma comunque dipende da Bari, quindi è sempre Università di Bari ma sede di Taranto, ma comunque è un importante passo in avanti, perché era giusto, era doveroso che una città come Taranto, straziata, stuprata dalla tragedia, dalle tragedie ambientali, avesse una sua facoltà di medicina. Ma vedete, questo alzare la testa da parte di Taranto, questo voler crescere, immediatamente trova l'ostilità dei rettori delle altre università pugliesi. È un po' come l'aeroporto di Grottaglie, Brindisi e Bari non vogliono che a Grottaglie ci siano i voli civili, e così parimenti i rettori delle altre facoltà pugliesi vedono con paura che Taranto possa negli anni conseguire l'autonomia universitaria. Molto significative, a testimonianza di come Taranto, l'Università di Taranto, venga boicottata, sono le parole del rettore dell'Unisalento Fabio Pollice, il quale dichiara ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno: ritengo che non ci sia spazio per nuove università, ma di università di eccellenza. Per Pollice una università che non raggiunge livelli elevati rischia di essere controproducente per il territorio. Meglio allora unirci, creare prospettive concrete e confidare che, se facciamo della Puglia una regione universitaria a livello euro-mediterraneo, allora la prospettiva cambia. Conclude dicendo, non leggo tutta l'intervista, alla fine dice: la comunità tarantina è libera di fare le sue scelte, noi intanto come Università del Salento ci siamo. Allora, cosa vuol dire Pollice in queste parole? Che noi siamo l'Università del Salento, noi ci siamo, che ce ne frega di voi, questo è il significato. Noi non vogliamo che voi possiate crescere, anzi addirittura auspica Pollice una crescita complessiva del territorio, e all'interno di questa crescita poi successivamente pensare all'autonomia universitaria. Ma è proprio il contrario, caro Pollice, è l'università che fa crescere il territorio, è la realtà universitaria che è il volano per la crescita sociale, culturale, economica di un territorio. Caro Pollice, o non capisci o fai finta di non capire, ma penso che tu faccia finta di non capire, perché tu sai benissimo che nel momento in cui hai un'università autonoma, c'è tutta un'economia che ruota intorno a questa università, c'è tutta una crescita culturale, sociale del territorio. Non è il contrario, non devi aspettare che prima cresca il territorio e poi fai l'università. Metti l'università e fai decollare il territorio. Ma questa, ripeto, è la stessa situazione che ho appena menzionato per l'aeroporto di Brindisi e di Bari. La verità è che Taranto è una città schiacciata dalle altre realtà pugliesi. Taranto deve essere la sorellina povera, la Cenerentola, quella che deve sempre elemosinare rispetto a Bari, rispetto a Lecce. Questa è la realtà. E allora invito l'amministrazione, il sindaco, a non essere diplomati con Pollice, ma a essere duri. Durissimi. Non è possibile che una persona che viene da Lecce debba farsi i fatti suoi sulla realtà di Taranto e debba parlare di sviluppo o non sviluppo del nostro territorio. Ma noi andiamo a mettere il naso nelle faccende di Lecce, nelle vicende dell'Unisalento? E allora il signor Pollice stesse a casa sua ed evitasse di pronunciare frasi, di fare affermazioni che altro non fanno se non oltraggiare il territorio. Poi non lamentiamoci quando la gente si esaspera e molti dicono: farebbe bene Taranto a lasciare la Puglia. Beh, a mali estremi, estremi rimedi, e andare in Basilicata, perché se i cugini
leccesi e baresi e di altre province devono metterci il bastone tra le ruote, di Brindisi devono metterci il bastone tra le ruote, beh, è meglio che cerchiamo fortuna altrove. Ma in ogni caso, queste affermazioni di Pollice vanno duramente contestate, innanzitutto dai rappresentanti istituzionali tarantini del territorio, il sindaco, i consiglieri regionali eletti nel territorio di Taranto, i parlamentari ionici. Alzate la voce, alzate la testa, Taranto non è terra di conquista e basta con questi leccesi, baresi, brindisini che devono venire a Taranto e ci devono spezzare le ali. Le parole di Pollice sono schiaffi che sono stati lanciati al territorio di Taranto. Sono stati schiaffi che fanno male. Significa spezzare la prospettiva di crescita universitaria degli studenti, del futuro di Taranto. Perché Pollice vorrebbe sempre Taranto vassalla, questa è la realtà. Taranto svegliati, Taranto ribellati e Pollice stai zitto. Senza bavaglio, un programma di inchiesta e di denuncia a cura di Luigi Abate, in onda ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 15 su Telesud, canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.